Bene, grazie ad Alfonso Carbone. Io cedo subito la parola a Francesco Cinquepalmi, appunto capo area di Banco BPM, per poi appunto, come dicevo prima, lui presenterà i suoi colleghi che affronteranno alcuni aspetti specifici. Ovviamente abbiamo sentito in qualche modo il punto di vista di un Confidi, che è appunto uno strumento di supporto per l'impresa. Adesso vogliamo ascoltare il punto di vista di una banca per una riforma che penso abbiamo capito tutti, insomma non è proprio, come dire, una cosa facile, diciamo così, con la quale dobbiamo avere a che fare nei prossimi mesi. Prego Francesco. Grazie, grazie Massimo. Un saluto caro a tutti, mi fa piacere essere qui questa mattina. È un evento al quale già abbiamo partecipato in passato, in varie edizioni, ma questo di quest'anno io lo ritengo molto importante. Non vi parlerò io di fondo di garanzia, anche perché sono arrivato qui in forza. Adesso vi spiego anche perché, con le giuste professionalità, ma anche con la giusta rappresentanza di un territorio che ormai io percorro da un punto di vista professionale da circa 40 anni, che amo e che sono convinto che ha grosse, grosse potenzialità. Quindi io rappresento la Banco BPM, che sapete bene che è nata dall'unione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Sull'area va da Lecce a Pescara. L'ho fatto un po' al contrario di solito, da Pescara a Lecce, ma da Lecce a Pescara, per farvi capire quando la sua vastità, qual è. Però è anche vero che noi sul territorio, come Popolare di Milano, ci stiamo ormai da sempre, come Popolare di Novara, anche se in maniera più ridotta, lo stesso alla sua storia, e ci siamo integrati benissimo, perché non ci siamo assolutamente accavallati, non abbiamo grosse sovrapposizioni, arriviamo fin sotto Benevento. L'area fa parte di una direzione territoriale, perché poi Banco si è data una organizzazione commerciale diversa e si è strutturata in direzioni territoriali. La nostra direzione territoriale va da Roma, quindi da Lazio, alla Sicilia, passando dalla Campania e non tralasciando assolutamente niente di quello che è il Sud. Questa è un po' l'organizzazione, però io non mi soffermo su questo, però, e mi voglio rimarcare quello che è la collaborazione con Compagnia delle Opere, ma anche con Gafi, che è arrivata qualche anno fa e che sarà senz'altro molto più attenta in questi, perché abbiamo un'esperienza, ma è un'esperienza che va consolidata e va rapportata al territorio. Vi ho parlato dell'organizzazione commerciale, perché l'organizzazione commerciale nostra, non so se voi senz'altro avete sentito parlare del nostro amministratore delegato, che è Giuseppe Castagna, che è un uomo che già in passato in un'altra struttura fu artefice della banca del territorio, quella banca del territorio che ha riportato in Banco BPM, e proprio volendo stare sul territorio, la mia presenza, quindi la presenza della banca oggi in questo evento è a dimostrazione di questo, e soprattutto la presenza dei colleghi. Io qui ve li presento adesso tutti, siamo arrivati, come dicevo, in forze. Il responsabile dei crediti, Paolo Ferri, della direzione territoriale, a cui poi lascerò la parola. Ho con me anche Giovanni Savarese, che è uno specialista per quanto riguarda i crediti speciali, ma ho anche Giorgio Catalano, che è il responsabile del segmento aziende per tutta l'area, e poi anche Franco Mazzola, responsabile della filiale dell'Hub di Foggia, Felice Moretti dell'Hub di San Severo e Roberto Scalera dell'Hub di Lucera. Questo proprio a dimostrazione di quanto la nostra volontà di stare sul territorio, ma soprattutto di stare vicino alle imprese. E quale opportunità migliore di questa per esserci? Siamo con Gafi, anche con la convenzione che avete visto, è una delle opportunità, ma è solo una delle opportunità. Di opportunità veramente ne abbiamo tante. Stiamo crescendo, vogliamo essere veramente a fianco delle imprese.
non con le parole ma con i fatti. Naturalmente il momento è un momento di cambiamento, cambiamenti che sono tra quelli imposti ma anche tra quelle che sono una scelta strategica naturalmente. Io non voglio dilungarmi oltre, passerei la parola a Paolo Ferri che come dicevo è il nostro responsabile crediti di tutta la direzione territoriale e che naturalmente entrerà nei dettagli di quelle che sono le dinamiche del credito e così continuando in quella che è stata la presentazione di Gafi appena avvenuta. Ringrazio tutti e buon proseguimento. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Io credo che il mio intervento sarà più di carattere generale perché visto la presentazione estremamente accurata che già ha fatto Gafi sui contenuti della riforma, forse è il caso di spendere qualche parola un po' sul ruolo delle banche, su quello che è l'atteggiamento delle banche relativamente a favorire l'accesso al credito delle imprese in generale, in specie sui territori, su questo territorio, e quelli che sono i vantaggi di sviluppo di queste partnership come quella con Gafi Sud. Faccio un attimo una premessa, mi riaggancio a quello che diceva Francesco, Banco BPM. Banco BPM nasce da una serie di aggregazioni di banche, una serie di aggregazioni che parte molto prima dell'ultima che è stata quella fra il Banco Popolare e la Banca BPM e che ha avuto come diciamo canale originario quello di andare a unire tutta una serie di realtà territoriali storiche che erano la Popolare di Novara, la Popolare di Verona, la Popolare di Lodi, le casse del Tirreno, quindi Lucca, Pisa, Livorno e così via, altre realtà di dimensioni più piccole. Da dove nascono tutte queste aggregazioni? Nascono, non ce lo nascondiamo, anche da quelle che sono state un po' le difficoltà del sistema economico nazionale e del sistema bancario e quindi le difficoltà di alcuni istituti che via via hanno fatto massa comune per cercare di approcciare in modo più attivo il mercato e in modo da poter continuare a fare quella che è la nostra attività tradizionale, storica, che è la concessione del credito. Qual è il carattere comune comunque di tutte queste aggregazioni? Perché abbiamo visto che le aggregazioni bancarie in alcuni casi sono storie di successo, in altri casi sono state storie di confusione, per non usare altri termini. Noi riteniamo che il carattere un po' comune a tutte le realtà aggregate sia quello della territorialità, quindi della vicinanza al territorio, che erano territori tutti diversi e che con le ultime, in particolare con la Popolare di Milano, sono anche i medesimi territori, con la necessità quindi di fare delle integrazioni che non sono solo di banche operanti in zone diverse, ma anche sovrapposizioni che richiedono chiaramente una razionalizzazione e che dall'altra parte ci hanno dato modo di andare a rafforzare le nostre quote di mercato su alcuni territori dove eravamo meno forti. Questo, l'ultima aggregazione, chiaramente ci ha dato un forte rafforzamento sul centro-nord, non ce lo nascondiamo, ma è stata anche l'occasione per il rilancio del centro-sud. Centro-sud dove la nostra presenza era minore e dove la banca ha ritenuto con l'ultima aggregazione di fare un investimento forte attraverso la creazione di questa direzione territoriale che, come diceva Francesco, copre praticamente dal Lazio fino alla Sicilia, con una presenza di rete importante e un'attenzione anche allo sviluppo dell'attività su questi territori altrettanto importante, che non ce lo nascondiamo, ce lo diciamo come dire un po' fra le righe, ma sicuramente favorita anche dal fatto di avere un amministratore delegato che è del sud, perché Giuseppe Castagna è di Napoli e quindi ha conservato in tutta la sua carriera, che poi lo ha visto molto spesso anche su realtà del sud come il Banco Napoli, un'attenzione
a questi territori. Ora, chiaramente noi abbiamo detto vogliamo crescere perché le aggregazioni si fanno per riuscire a fare qualcosa di più, non certo per ritrarsi in un angolino. Vogliamo crescere, la crescita delle banche si può avvenire fondamentalmente con l'ampliamento della base clientela e con la concessione del credito. La concessione del credito, ahimè, in questi ultimi tempi sta sempre più andando incontro a un sistema di vincoli che derivano dalla vigilanza e in particolare nel nostro caso che siamo ormai la terza banca a livello nazionale per dimensioni, una vigilanza che è fondamentalmente la vigilanza della BCE, quindi una vigilanza esterna che non ha più quelle attenzioni che poteva avere quella nazionale per quanto riguarda le specificità territoriali, alcune specificità territoriali. Quindi ci troviamo noi, ma tutte le banche, ad agire un sistema di vincoli sempre più stringenti per quanto riguarda l'operatività. E il tema dei rating, che ho colto essere uno dei temi che sicuramente di preoccupazione un po' di tutta la clientela, perché indubbiamente rating è qualcosa di oscuro per la maggioranza degli operatori, perché tutti vorrebbero avere la possibilità di autodefinirsi, autodeterminarsi, però purtroppo questi sistemi sono degli algoritmi talmente complessi che non è possibile farlo se non andando a fare delle simulazioni sulla piattaforma specifica. E quindi qui la risposta del collega Di Gafi era assolutamente puntuale su questo tema. Sicuramente non vi possiamo dare modo di accedere né alla piattaforma del Mediocredito né tantomeno alle piattaforme delle banche in modo diretto. Possiamo sicuramente darvi un riscontro attraverso simulazioni su quello che è il vostro posizionamento. E anche andarlo a motivare, perché chiaramente per quanto riguarda le banche noi l'algoritmo lo conosciamo, quindi sappiamo anche darvi una giustificazione dell'eventuale numero che esce fuori da questa simulazione. Noi dicevamo, volevamo crescere, abbiamo un sistema di vincoli, i finanziamenti, la garanzia del Mediocredito centrale dei finanziamenti che privilegia il centro-sud, per fortuna, è un qualche cosa che ci aiuta nel processo di crescita. Ci aiuta perché, lo hanno sottolineato un po' tutti i colleghi prima, perché ci consente sostanzialmente di impegnare meno capitale nella concessione del credito. Le banche, non sto a farvi discorsi particolarmente complessi, le banche hanno dei vincoli che derivano dalla loro capitalizzazione per quanto prevede la possibilità di concedere nuovo credito. È chiaro che il nuovo credito ha la possibilità di essere ponderato e la ponderazione avviene nel caso specifico attraverso il riconoscimento di una riduzione di rischio sul nuovo finanziamento da parte del Mediocredito centrale e quindi chiaramente questi finanziamenti ci assorbono una quota minore di capitale. Che significa che ci assorbono una quota minore di capitale? Significa che possiamo fare più credito, significa che possiamo dare una remunerazione inferiore a quel capitale. E da qui il vantaggio che citava prima il collega del fatto di avere anche un minore tasso di interesse applicato alle imprese, perché ovviamente abbiamo a nostra volta un vantaggio, perché le banche comunque hanno anche loro degli azionisti e devono riconoscere una remunerazione del capitale che gli azionisti ci hanno versato. Quindi io dico, sotto questo profilo sicuramente è uno strumento nel quale noi crediamo, col quale abbiamo operato finora a vecchio sistema e contiamo di operare ancora di più dopo la riforma. È uno strumento che indubbiamente ha comportato degli utilizzi, delle storture di utilizzo che erano quelle che hanno poi determinato l'esigenza di una riforma, perché ovviamente questo vantaggio che abbiamo detto porta
ha portato anche a un uso indiscriminato dello stesso, e quindi si è un po' snaturata quella che era la finalità per cui è stato promosso dallo Stato, e quindi attraverso poi il braccio del Medio Credito Centrale, Banca del Mezzogiorno attuale, era quello di favorire l'accesso al credito alle aziende, non quello di consentire alle banche di ridurre i propri assorbimenti di capitale. E quindi per cercare di migliorare, efficientare lo strumento, da qui la riforma che chiaramente prevede una differenziazione sia in termini di, veramente due parole, sia in termini, come dicevamo, di qualità della controparte, quindi garanzia tanto più alta quanto minore è il merito di credito della controparte, sia in termini di attività, di finalità del finanziamento stesso, ferma tecnica e finalità dello strumento stesso. Noi chiaramente abbiamo tutto l'interesse a cercare di favorire quello che è l'accesso più fisiologico, se volete, nello spirito di uno strumento di questo genere, che è quello di favorire gli investimenti delle imprese. Favorire gli investimenti delle imprese è anche l'elemento che giustifica da parte del medio credito nella riforma la maggiore percentuale di garanzia, e quindi sostanzialmente questo vuole essere un volano per spingere il mondo delle imprese ad effettuare i nuovi investimenti con un apporto di mezzi propri ridotto quanto più possibile, perché chiaramente in questa attività di spinta sul credito da parte delle banche dobbiamo sempre salvaguardare gli equilibri, che è un'altra delle storture del sistema che hanno portato poi, se volete, anche alle difficoltà delle banche italiane. Che le banche nell'attività di credito devono mantenere una netta separazione fra quello che è il rischio creditizio e il rischio imprenditoriale. Quindi qualsiasi iniziativa richiede che ci sia un concorso sicuramente di credito, ma sicuramente anche di mezzi propri dell'imprenditore. Ora è chiaro che un imprenditore che ha un'attività già avviata da anni, deve fare degli investimenti importanti, spesso non ha la possibilità di tirare fuori dalle sue risorse personali quelli che è una componente minima che dovrebbe essere garantita a supporto dei nuovi investimenti in termini di ulteriori mezzi propri. E in questo senso quindi lo strumento ci consente di ampliare la base del finanziamento, arrivando a una garanzia fino all'80%, e quindi garanzia dell'80% che giustifica anche percentuali di investimento da parte della banca superiori a quelle che sarebbero fatte su una base di una valutazione di merito creditizio che prescinda dalla garanzia stessa. Quindi è uno strumento fortissimo questo qui, sia per lo sviluppo di credito, e quindi consentirvi di beneficiare di maggiori finanziamenti, e anche sulla misura del finanziamento stesso, sul singolo investimento. Io direi che abbiamo un po' toccato i macro temi. Io due ulteriori elementi volevo toccare. Uno è il, consentitemelo, siamo qui come banca, Banco BPM, ci facciamo anche un po' di pubblicità. La nostra volontà è quella, come dicevo, di crescere. Quali sono gli elementi che riteniamo di poter utilizzare in questo processo per favorire la scelta della nostra banca rispetto ad altre banche concorrenti? Perché ormai, devo dirlo molto onestamente, la concessione di credito non è che ha elementi di differenziazione particolari, cioè il denaro è quello. Quindi ci può essere la forma tecnica, ma poi alla fine dov'è la concorrenza delle banche? Fondamentalmente su due elementi, sulla qualità del servizio e sul prezzo. Sulla qualità del servizio noi sicuramente ci proponiamo di lavorare su livelli di eccellenza,
Sul prezzo, al pari di tutte le banche, abbiamo dei grossi vincoli, perché ormai avete visto quali sono i livelli dei tassi di interesse, quindi non c'è da parte di tutto il sistema bancario una grossa possibilità di lavorare più di tanto, se non marginalmente, sulla leva prezzo. Quindi vogliamo lavorare sulla qualità. Qualità si declina, qualità del servizio si può declinare in moltissimi modi, però due degli aspetti fondamentali sono la vicinanza al cliente, il che significa la presenza della banca ogni volta che ha un'esigenza e quindi un'attività anche di indirizzo, di rapidità di risposta, di personalizzazione del rapporto attraverso quindi figure dedicate dalla banca stessa a seguire il rapporto col cliente. Su questo, diciamo, ci siamo posti degli obiettivi molto ambiziosi di massimizzare questo aspetto. E dall'altra parte, ovviamente, c'è il discorso di lavorare sulle tempistiche e sulla qualità del processo di concessione. Sotto questo profilo, come vi dicevo, io non sono stato fino ad oggi particolarmente soddisfatto di quello che è stato l'utilizzo dello strumento del fondo di garanzia del medio credito centrale da parte della nostra banca. Non sono soddisfatto perché rispetto a quelle che sono le nostre dimensioni abbiamo sottoutilizzato lo strumento. Lo abbiamo sottoutilizzato fondamentalmente per due motivi, perché chiaramente per poterne massimizzare l'utilizzo la banca deve anche attrezzarsi internamente, dobbiamo fare degli investimenti, perché dirvi noi ci siamo, però poi non riuscire a processare con le tempistiche che evidenziava il collega di rapidità significa disallineare quelli che sono i tempi di risposta attuali del medio credito centrale. Io voglio parlare di Banca del Mezzogiorno, perché è una banca con cui ormai abbiamo una partnership diretta anche su attività di finanziamento che prescinde dalle garanzie molto, molto forte. E so, conosco, perché conosco le persone, gli uomini, che hanno fatto uno sforzo enorme per accelerare e per dare delle tempistiche di risposta che sono quelle che appunto diceva il collega. Se la banca non si attrezza per dare analoghe tempistiche per quanto riguarda il processo creditizio, processo di concessione, che è un qualche cosa di separato, qui forse non lo abbiamo esplicitato più di tanto, ma la banca fa comunque una sua valutazione di merito creditizio, indipendente dalla garanzia del medio credito italiano, che è un qualche cosa, è un mitigant di rischio, ma non è sicuramente l'elemento fondamentale nella valutazione. Quindi abbiamo sotto questo profilo, ripeto, partiamo da una situazione di insoddisfazione, una situazione che quest'anno ci ha visto effettuare questi investimenti interni, ci ha visto avere un riscontro in termini di crescita dello strumento importante, soprattutto nel centro-sud, dove non dimentichiamoci che comunque essendo una zona d'Italia strutturalmente privilegiata sotto il profilo del supporto pubblico, che poi vogliamo anche dire che questo privilegio nasce, come dire, da una penalizzazione generale del sistema economico italiano, però dal punto di vista del supporto pubblico il mondo delle agevolazioni è chiaramente ormai un ricordo, ma questa garanzia si inserisce un po' nel solco di quello che può fare lo Stato per favorire l'accesso al credito. Io quindi mi fermerei qui, chiederei solo un rapidissimo passaggio da parte del collega Giovanni Savarese, che mi faceva piacere presentarvi, perché Giovanni, abbiamo detto che è il responsabile delle attività dei crediti speciali. In realtà è il nostro specialista interna per quanto riguarda queste zone, per quanto riguarda il funzionamento dello strumento, di tutti gli strumenti agevolativi e quindi anche dello strumento agevolativo della 662. E quindi è l'interlocutore principe della nostra rete, quindi indirettamente anche del sistema imprenditoriale, per quanto riguarda tutte i dubbi, le perplessità e gli elementi di supporto che ci possono essere richiesti nella valutazione di richieste che possano beneficiare di questa garanzia.
Io ci terrei che ci dessi un'indicazione della crescita che abbiamo avuto quest'anno e anche delle opportunità che abbiamo. Noi abbiamo operato fondamentalmente adesso finora con garanzia diretta. Garanzia diretta limitata alla sola operatività di medio termine, quindi solo ai mutui. Abbiamo questa opportunità bellissima di una partnership con Gavi Sud, con cui collaboriamo con reciproca soddisfazione, che ci dà la possibilità di approcciare anche tutto quello che è il breve termine. Quindi ti lascio la parola e ti ringrazio per l'opportunità. Buongiorno a tutti. Vabbè, io a conferma di quello che già si è detto fino adesso, il collega Carbone già ha ampiamente spiegato quelli che possono essere i motivi della riforma, volevo solo dire qualcosa per quanto riguarda il nostro istituto, cioè dell'impegno, e mi allaccio a quello che ha detto il collega, dell'investimento che il nostro gruppo sta facendo. Voi avete capito, insomma, che ormai anche le fusioni si fanno cercando delle sinergie, e nelle sinergie noi abbiamo cercato il contatto con Gafi, che ci supporta per tutte le operazioni a breve termine che noi non facciamo direttamente, le facciamo soltanto tramite Gafi, come diceva anche il collega. Noi ci dedichiamo al medio e lungo termine e ricerchiamo la garanzia diretta tramite Mediocredito Centrale. L'impegno che abbiamo avuto quest'anno probabilmente, cioè sicuramente anche per volontà diretta del nostro amministratore delegato, è quello di creare, che è stato fatto, è stato creato un canale preferenziale nel nostro gruppo per quanto riguarda, per cercare di ridurre i tempi, quei famosi 10 giorni che diceva il collega Carbone del Gafi. Noi, essendo una struttura di 26.000 dipendenti, adesso ci avviciniamo ci siamo avvalsi anche, ci avvaliamo anche del supporto di altri partner esterni come Asso Lombarda, però abbiamo una struttura a Verona che si interessa dell'immissione della domanda di garanzia, e ripeto, la garanzia diretta. Su questo abbiamo fatto un potenziamento, abbiamo aumentato le risorse e abbiamo creato, proprio per la Centro-Sud, per questa direzione territoriale Centro-Sud, quindi dal Lazio alla Sicilia, un canale preferenziale per una tipologia di operazioni rapide, diciamo, che abbiamo inteso noi rapide, cioè operazioni che, di liquidità di società, di aziende, imprese, con una società, una compagine semplice, cioè non gruppi complessi, perché voi sapete che all'interno dell'istruttoria della richiesta di garanzia è molto importante definire la dimensione dell'impresa, perché in base a quella le altre zone, non le regioni del centro-sud, pagano una commissione che voi sapete che invece per la regione Puglia non si paga, è a zero, è uno dei privilegi che abbiamo, e quindi non paghiamo, ma in base alla dimensione dell'impresa le altre imprese del resto d'Italia pagano una commissione, cioè lo 0,25 per micro imprese, lo 0,50 per piccole e l'1% per le medie imprese. Quindi già usufruiamo di agevolazioni nazionali, ne stiamo cercando di creare quello che secondo me è l'aspetto più importante dell'impegno che ci abbiamo col Centro-Sud. Io, per quanto riguarda le operazioni, ci tengo a dire, e mi riallaccio sempre a quello che ha detto il collega, la banca, ma come anche Mediocredito Centrale, ovviamente voi non so se l'avete colto, ma senz'altro l'avete visto dalle slide precedenti del collega, l'investimento è quello che viene privilegiato, perché per far crescere un'impresa è essenziale cercare di ridurre, di apportare i propri interessi nel cercare di rinnovare, e anche su quello, per esempio, un'altra cosa che noi non sfruttiamo qua al Centro-Sud è la Sabatini, cosa che invece noi siamo fra le prime banche d'Italia a utilizzare la Sabatini,
che qua ovviamente non so per quale motivo, ma forse perché non ci sta, no, è quello uno strumento che consente alle imprese di recuperare proprio tramite un bonifico che arriva dallo Stato del 2,75 annuo sul finanziamento, ed è anche un'opportunità che non sempre le aziende riescono a cogliere. Io sono a disposizione per tutte quelle che possono essere operazioni, consulenze di supporto alla rete, alla rete, e quindi facendo riferimento al collega Catalano che coordina tutte le filiali della Puglia, ma non solo della Puglia, di tutta l'area. Per cui se avete poi tramite lui mi potete contattare direttamente, se avete delle idee che volete sviluppare possiamo cercare di trovare quelle che sono le soluzioni migliori, a prescindere da quello che è poi il supporto esterno che potremo chiedere. Se avete delle domande ovviamente mi farebbe piacere insomma entrare nel dettaglio, perché poi effettivamente abbiamo già esaurito quelle che erano le idee, le novità della riforma. Per esempio alcune cose già esistevano, il discorso che adesso parliamo di rating, prima si chiamavano fasce, ma era sempre uno strumento dettato, cioè la fascia era comunque dettata da Mediocredito Centrale ed era quella, non è che le banche potevano cambiare la fascia 1 in fascia 2, era fascia 1, quella era, non poteva essere. Questo rating in realtà si chiama classe, che viene attribuito tramite il portale direttamente del Ministero, tramite MCC. Ma non è niente di sicuramente avete visto che le imprese potranno accedere molto più facilmente rispetto a prima, in maniera più rapida, perché il rating viene calcolato in tempo reale. Noi ci stiamo lavorando all'interno per averlo proprio sulle nostre procedure informatiche direttamente, quindi anche il gestore potrà subito valutare l'opportunità di poter proporre al cliente, conoscendo quelle che sono le esigenze, poter proporre un finanziamento assistito da una garanzia. Allora, grazie mille a chi è intervenuto, mi sembra che insomma abbiamo, penso, cominciato a capire qualcosa in maniera anche molto, come dire, approfondita rispetto a quella che sarà la riforma. In ogni caso le slide vi saranno mandate via mail, quindi le manderemo comunque alla mail che ci avete lasciato in fase di iscrizione. Sia Gafi che Banco BPM comunque saranno con noi per il resto della giornata, quindi se avete necessità chiaramente c'è la piena disponibilità insomma di incontrarsi. Io vi ringrazio, chiudo con una battuta, che così annuncio il prossimo workshop che inizieremo subito in questa sala. Se da una parte c'è qualcuno che, bontà sua, ci dà i soldi, adesso capiamo come non perderli, nel senso di fare in modo che non abbiamo problemi poi nella concessione del credito ai nostri clienti, e quindi capire quali sono gli strumenti per cui ripararci possibilmente da questa situazione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.